Eravamo rimasti. A questi anni parigini, decisivi nel suo percorso artistico e densi di alta, riuscite, poetiche, succede il acceso e violento periodo di Arlo la città di la provenzale dove egli si rifugia. Alla ricerca di una pace, di un'essernità che mai il suo animo raggiunge, qui la sua pittura diventa più rovente. Vincent fa squillare i colori arbitrari, nelle note più pure e nei timbri più esaltati, stravolge le strutture formali della realtà per farla aderire intimamente alla sua disperata tensione sentimentale. Ma è sempre la realtà degli uomini e delle cose e non una astratta capacità immaginativa, come per Gauguin, che eccita e scatena il suo furore rappresentativo, condotto al suo apice più drammatico. Ogni tela è la pagina di un genio doloroso e sanguinante, testimonianza di un'anima appassionata che si specchia nel mondo e riflette tutto il suo turbamento. La nevrosi gli toglie molti giorni di lavoro, strappa molti fogli dal suo giornale, ma non appena si sente più calmo i capolavori escono lucidamente dalle sue mani e dalla sua mente. I casi della sua vita si fanno sempre più tristi. Il forzato internamente nell'ospedale di Arla a causa della petizione di alcuni vicini di casa è il colpo più duro che gli viene inferto. Non ha più fiducia in se stesso, teme la ricaduta e infine si isola volontariamente nell'ospedale psichiatrico di saint Remy. La sola vita che gli resta è nelle opere e che gli voglia disperatamente vivere lo testimone nei 150 quadri che all'incirca dipinge nell'anno del suo ricovero. Quando la nevrosi gli consente di lavoro, Vincent confessa sulla tela. L'inesausta vitalità del suo spirito, l'angoscia che travolge la sua visione, i rari momenti di confidenza con il volto del mondo. La pennellata è un segno furioso che, av che si avvolge, si contorce, si distende con la cadenza delle sue emozioni. La natura è uno spettacolo di disastri che ci travolgono e che non possiamo sfuggire. Nel maggio del 1890 Van Gogh prende una decisione coraggiosa, rompe il volontario isolamento di saint e si trasferisce ad Oga, a dauga su roise dove il dottor Gasset, amico di Cézanne Pissarro e lui stesso pittore, accetta di prendersi cura di lui. Fuori dall'ambiente allucinatorio dell'ospedale psichiatrico, l'artista vive un periodo abbastanza felice che si riflette nella sua opera in cui egli ritrova momenti di serenità e di simpatia con il mondo. <coughs> Ma si tratta unicamente di una calma illusoria, sovrainterrotta interrotta da brusche impennate, in cui si consuma una tensione espressiva al limite dell'urlo. E nel luglio di quell'anno Vincent pone fine ai suoi giorni senza pace con un colpo di rivoltare. Proprio nell'ultimo anno i suoi dipinti cominciavano a venire apprezzati sia al Salon des Indépendants che al Sassettè dell'ESO Venti. Era la fiducia dell'amato fratello Teo Premiata, ma nemmeno lui poteva godere di questa gioia, che la sua mente presto si ottenne e nel 1891 anche ne andò a congiungersi a Vincent, al suo fianco nel piccolo cimitero di Auverse. Valle di lacrime, valore in parola di Vincent Van Gogh conosce uno sempre crescente successo e viene considerato in tutta la sua importanza come la più poetica e drammatica espressione della forza comunicativa del colore. Um opera que inaugura a strada dei Fab e degli espressionisti tedeschi. Na Ateliê do dove Van Gogh cercava nel 1886 a disciplina, la sua ansia rappresentativa, presentativa, fazia il suo scusato, Um giovane aristocratico destinato a grande successo: Possumo, naturalmente. Era in Toulouse-Lautrec, 1964-1901. Tra i due artisti si stabilisce una corrente di simpatia, e per un breve periodo si frequentano, testimonianza. L'outrack è la pittura della vita moderna. Testimonianza, ma è l'intenso ritratto che di Vincent ha lasciato l'Autrak. Ma troppo diversa è la loro educazione, la loro inclinazione artistica. Così che ben presto le loro vie divergono. Mentre l'olandese si rinchiude sempre più nella sua angosciosa solitudine, il francese sempre più si immerge nella chiassosa vita parigina del tempo, e di cui diventa l'illustratore amare d'acuto. La sua pittura è indissolubilmente legata alla rappresentazione dei tipi e dei caratteri di quel mondo in apparenza felice e sparnato, che danza, beve, si diverte nei caffè fumosi e gremiti di Montmartre, L'ansia di vivere, di approfittare sensualmente di ogni attimo, di distordirsi nell'ebbrezza di un abbraccio o dell'alco, è il tema dominante della sua arte, un penetrante ritratto morale di un'epoca e di una società spietata senza risentimento. Svero senza crudeltà. L'autruck può toccare i tasti più scabrosi, e evita di cadere nel tribiale eppure rappresentando con casticità tipi e caratteri. Non scade mai nella caricatura, la savana ironica si tinge di satira e di grottesco talvolta, ma non conosce il compiacimento di una distaccata e fredda analisi intellettualistica nell'apriorismo teoretico di una deformazione arbitraria e programmatica, poiché egli sospetta di ogni teoria». Nella sua pittura gli racconta con immediatezza la vita che impazzisce, frenetica davanti a lui, ma dall'interno, non da spitatore curioso e cinico. Partecipa alla desolazione dei suoi personaggi, si appassiona alle loro miserie, vive le loro illusioni, le loro gioie, le angosce e i turbamenti. Il nonno di Montmartre, un seguito di infelici incidenti, accorsi giovinezza gli arrestò lo sviluppo delle gambe. Ha un cuore grande che sa comprendere gli aspetti più difficili e torbidi della vita. È uno spirito libero anticonformista, dotato di una straordinaria capacità di osservare e sentire. Occhi e sensibilità, infatti, sono le sue prime fondamentali qualità di artista, che si realizzano felicemente in un disegno nervoso e scattante, incisivo. La sua mano agita il pennello con una come una forgusta, che traccia rapidi segni sulla tela e va diretta al suo bersaglio sparsivo. Gli bastano pochi colori acidi e asprini e un'impaginazione dinamica e vivace per rendere nella sua verità i tratti di quel mondo vario che turbina intorno a lui dentro di lui. Il quadro sembra il frammento di una realtà colta dall'obiettivo di una macchina fotografica scattata quasi a caso. un lato della tela ora entra la camera di una ballerina di cui non si vede il corpo, ora della figura della cantante su cui si concentrano tutti gli sguardi. Non si vede la testa, ora gran parte della tela rimane vuota il principale protagonista è arreggiato in un angolo straordinaria intell intelligenza compositiva di Toulouse L'Autrec, che si avvale di queste nuove soluzioni, di questi tagli per rendere con più intensità l'improvvisa rivelazione di un'espressione, di un atteggiamento, per esprimere con più immediatezza il brivido di una emozione.